Siamo qui con Paolo Montagnani nel post partita di Tuscania Città Castellana, vinta ancora dai padroni di casa, che riescono a portarsi in finale, dove affronteranno una delle vincenti tra Mondovì e Siena. Oggi, mister, ha funzionato benissimo il muro e sono emersi i singoli, ma soprattutto il carattere di questa squadra. Oggi è successo quello che tutti noi sognavamo, il fatto che noi arriviamo a Bologna a giocarci la finale della Coppa Italia sarà un pezzo di storia di questa società, è incredibile secondo me, e c'è da essere soddisfatti, contenti, orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Partita contro una squadra fortissima, molto forte, e che i ragazzi hanno interpretato nella maniera migliore. Oggi sono emersi, come ho detto, i singoli, soprattutto una grande prova di Shavrak, di Ottaviani, del solito Machel, quindi una partita perfetta da parte di tutti. Vado un attimo controcorrente. Certo. No, nel senso che hai perfettamente ragione, dico che l'avvicinamento a queste due partite del 26 e quella odierna non è stato dei migliori. Non abbiamo fatto quello che volevamo e non ci siamo preparati come doveva essere fatto. Questo sarà spunto di riflessione. È chiaro che il 26 contro Porto Potenza Picena ha pesato il pensiero di questa grande occasione che avevamo oggi, unito ai problemi che avevo già fatto presente subito dopo la partita del 26. È chiaro che adesso c'è un po' di riposo e poi c'è da portare avanti il campionato. Gennaio sarà un mese dove si decide tutto della seconda fase, e in più il 29 avremo questa finale. La prossima partita di campionato invece sarà contro Alessano, dove avete vinto 3-0, spera anche di produrre il risultato anche qua al Palamalè. Alessano abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, è un risultato importante, perché 3-0 Alessano poi non ci ha vinto più nessuno per ora, magari risuccederà, però Siena ci ha perso. Alessano ha anche cambiato lo straniero, una squadra da prendere in considerazione, si gioca qui, quindi noi avremo la possibilità di fare un altro risultato positivo. Però, ripeto, adesso ci sarà un po' di riposo e poi dovremo metterci lì a preparare bene questo mese di febbraio, di gennaio, perché poi insomma inizierà la seconda fase con un appuntamento incredibile che sarà quella del 29 gennaio, presumibilmente contro Siena, quindi sarà uno spettacolo. È nel destino questo scontro con Siena? Ma non lo so, loro sono una super squadra, sono la super squadra. Noi fino ad ora stiamo facendo benino, diciamo, è perché è giusto tenere la testa bassa e concentrarci sul lavoro che ci attende. Auguri, mister, grazie. Grazie mille anche a voi. Ci troviamo nel post partita di Tuscania, Città Castellana. I padroni di casa riescono a vincere e andare in finale, dove affronteranno la vincente tra Mondovì e Emma Villa Siena. Cosa è mancato oggi, coach, a Civita? È difficile a caldo così trovare un qualcosa che non abbia funzionato, anche se poi credo che ci sia stato un fondamentale che ha fatto nettamente la differenza. Ancora non ho letto bene i numeri, ma è stato chiaro la differenza nel servizio, dove qui a Tuscania ha servito con dei livelli impressionanti di efficienza, soprattutto perché ha sbagliato poco e ha ottenuto tantissimo, quindi credo siano anche in attivo tra punti fatti e persi, quel fondamentale, che è una cosa
che ti porta a giocare nell'alto livello ti fa fare la differenza. Ovviamente poi lavori meglio anche sul fondamentale del muro, dove sono stati superiori come muri fatti. È normale, giocando noi le ricezioni quasi esclusivamente staccate dalla rete, diventa anche un pochino più semplice da gestire il muro difesa dall'altra parte. Che dire, rammarico per quel primo set, 24-22, sciupati quei due set point. Dispiace lì, perché poi uno vede il 3-1, però le occasioni realmente per andare in vantaggio, bel recupero, abbiamo fatto il terzo. Peccato per il quarto set, dove abbiamo un po' mollato, ma realmente mollato è una parola grossa che io non mi sento neanche di dire ai miei, perché realmente loro hanno tirato fuori dal cilindro dei servizi sulle linee, corti, fatti fintati in modo perfetto, quindi onore a loro. E vedo insomma bicchiere mezzo pieno, a dire la verità, anche se ovviamente il rammarico della sconfitta resta. Una grande partita dove sono emersi anche i singoli dagli ospiti, soprattutto Banderò. Sì, Felipe, io... Non è una novità. No, non è assolutamente una novità, ovviamente faccio complimenti a lui. Veniamo tutti da un periodo difficilissimo, anche di qua, tanti viaggi, partite infrasettimanali, questa l'ennesima. Tutti hanno piccoli acciacchi, lui non è da meno e si deve sobbarcare tante delle palle che vengono ricevute lontane dalla rete, quindi ogni volta giocare con muro piazzato e difesa schierata, insomma ha fatto dei numeri importanti anche oggi, poi alla lunga ovviamente paghi. La prossima partita affronterete la prima del vostro girone blu, la Monini Spoleto, quindi cosa da dire a proposito? Noi, quello è il nostro obiettivo primario, questo era un sogno e purtroppo resta tale. Arrivare a questa finale di Coppa Italia tanto, tanto desiderata, però per noi adesso la testa torna al campionato, due giorni per riprendere le forze, per riposare, staccare anche proprio dal punto di vista mentale e niente, andremo a un altro campo ostico. Davvero ostico, andata vincemmo noi 3-2, una partita rocambolesca. Sappiamo insomma una squadra che ha i numeri per battere chiunque in Coppa, qui finì per voi 3-2, quindi una partita anche quella dove insomma Spoleto stava per vincerla, quindi sappiamo che sarà anche lì una battaglia da vivere punto per punto. Grazie tante mister. Grazie a voi.